Ricordati che stiamo tagliando la bistecca da 5 kg, non bistecca. Quanto peserà secondo te? Secondo me arriviamo a 4,6 kg. Quanti colpi? 3. Amici di Bracciami Ancora, io mi trovo in località Camerana, provincia di Cuneo, siamo nelle Langhe e in compagnia di Monia e Desiree che mi stanno scortando in sella ad un cavallo, stiamo andando al rifugio della bistecca. Ok, arrivati. Grazie. Ragazzi, sono arrivato al rifugio della bistecca. Permesso? Che? Ciao! Senti un po', dov'è il boss? Il boss è in cella come tutte le mattine. In cella. Signori, ben arrivati al rifugio della bistecca. Boss, io sono arrivato. Ciao Michele. Quando tu mi hai detto, cioè, Michele, vieni al rifugio della bistecca, io sono partito con delle aspettative altissime. Bene. Quindi me le devi soddisfare. Benissimo. Perché un locale che si chiama Rifugio della Bistecca, mi aspetto il meglio. Il format del Rifugio della Bistecca è molto intrigante. Come arrivate, spunk, vi sparano taglieri, aperitivi, antipasti, come se non ci fosse un domani. Io però vi voglio bene, amici di Rifugio della Bistecca, ma non sono venuto qua per i vostri aperitivi, ma per quella cella là dietro e per tutto quello che c'è là dentro, perché questo ristorante è specializzato nella, diciamo, nel lavorare, nell'offrire ai propri clienti la fassona. Noi teniamo tanto a precisare sulle etichette l'età dell'animale, perché per noi è importante e dopo andremo a spiegare il perché. La lavorazione che stavo facendo... Ah, ho visto che stavi dando delle martellate. Bravissimo. Questo è il sistema che io ho adottato per rendere la carne ancora più morbida. Quindi io ogni mattina, questa mattina, ho fatto la battitura di tutte le lombate che abbiamo in cella. Domani mattina le lombate verranno prese, verranno girate al contrario, perché con questa battitura qua i succhi scendono tutti verso il basso, attraversando l'interno della carne. Scendendo verso il basso rendono la carne, aiutano a rendere la carne più morbida. Signori, noi qui al rifugio della bistecca ci andiamo ad assaggiare una vacca vecchia piemontese nata nel 2009. Quanti chili sono? Questa è un 28,55. Wow. Bellissimo. Adesso sarebbe... Prendiamo pure quella costata di bue grasso, facciamo un paragone. Va bene. Che dici? Alle mie spalle ho una costata di bue grasso di piemontese e una vacca vecchia piemontese. Io, ragazzi, voglio fare il confronto ravvicinato. Il colore del grasso della vacca vecchia piemontese è giallastro, cioè del giallo, assolutamente sì. Invece il bue grasso, no, è più bianco. Direi avorio? Sì, avorio. Avorio, decisamente. Marezzatura più spinta nel bue grasso, meno nella vacca vecchia piemontese, che però ricordiamo non eccelle, non è la sua caratteristica, non è certo la marezzatura. Momento tanto atteso, ragazzi, taglio della costata di vacca vecchia. Fantastica. Gran bella costata, ragazzi. E adesso ci tagliamo la costata di bue grasso. Questa è la marezzatura del bue. Che la prima cosa che notiamo, la prima cosa che deve saltare all'occhio è riconoscere l'età dell'animale. Sulla piemontese la carne più va avanti più diventa rosso bordeaux, rosso scuro. Quindi qui ci troviamo un bue che è vero che è 48 mesi per legge, perché il bue grasso di Carù, per essere riconosciuto dal consorzio bue grasso di Carù, deve almeno avere 48 mesi d'età. E troviamo una carne chiara, mentre nella vacca vecchia piemontese, la nostra specialità, qui parliamo di un animale del
10/08/2009, quindi 10 anni, esattamente il doppio dell'età di vita di questo animale. Quindi la carne è rossa, una marezzatura non importante di certo come il bue, ma un'infiltrazione di vene di grasso che in fase di cottura vanno a fare tutto il suo lavoro che devono fare. Siamo contrari a cuocere i vitelli di 18-24 mesi, che potrebbero vivere ancora altri 8, 9, 10 anni. Allora, Cristian, bello lo spiegone, ma faccele magnaste i bistecchi, ok? Va bene. Dai, va, grazie. Il momento tanto atteso è arrivato, finalmente posso fare il confronto fra il bue grasso piemontese e la vacca vecchia piemontese. Cristian, sono pronte queste bistecche? Sono pronte, sono dai, pronte. Dai, tirale fuori, su. Il grasso giallo, del quale, signori, voi sapete, io sono un grande fan. Qua, che meraviglia, ragazzi. Vai, mettila. Se volete, Cristian vi porta la piastra bollente, se non la volete vi porta la piastra tiepida, giusto? Giustissimo. Oh, ragazzi, qui venite. Siamo giù? Tutto giù. Ed è la volta del bue. Oh, il bue grasso. Che montezza. Di Carrù. Ragazzi, è la volta del bue, il bue grasso di Carrazzangue. Come piace a me. Naturalmente. È come giusto che sia, il grasso si è andato a sciogliere. Eccolo qua. Bue grasso, 4 anni di età. Eccolo qua. Aprimela un po', aprimela un po', Cristian. Tira fuori un pezzetto. Aprimela un po'. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Che spettacolo. E qui abbiamo vacca vecchia piemontese, 10 anni. Grasso, giallo. Ovviamente cottura al sangue. Questo, ragazzi. Amici di Braciami Ancora, qui al rifugio della bistecca io ho fatto uno degli accoppiati, degli abbinamenti più intriganti da quando giro l'Italia e il mondo ad assaggiare bistecche: il bue grasso contro la vacca vecchia piemontese, un derby squisitamente piemontese, un derby meravigliosamente italiano. Allora, che dirvi, ragazzi, a parte che il bue grasso qui al rifugio della bistecca lo trovate 2-3 mesi l'anno, perché si macella solo in questo periodo dell'anno, quindi tra dicembre e gennaio lo trovate, mentre invece la vecchia vecchia piemontese la trovate praticamente tutto l'anno e fa parte del menù. Allora, andiamo all'assaggio, ragazzi. Dunque, andiamo un po', così provo a raccontarvela la differenza tra queste due carni. Bue grasso. Allora, l'amarezzatura si sente, fa il suo dovere, e io pensavo fosse molto più aggressiva come gusto, in realtà no, è un gusto delicato. Io questa la darei pure a un bambino, questa bistecca, la darei a una signora, la darei, insomma, è un gusto meravigliosamente delicato, cioè è molto nobile, capito? Questo è il bello di queste carni piemontesi, che hanno un gusto nobile, sono, come dire, quasi aristocratiche, ok? Non sono invadenti, non hanno retrogusti che ad alcuni possono essere fastidiosi. Ovviamente, ragazzi, io, a me la carne piace il sangue, me la mangio il sangue. Passiamo alla vacca vecchia piemontese. Questa bestia, ragazzi, aveva, quando è stata macellata, aveva 10 anni. Allora, subito mi ha intrigato il grasso giallo, sinonimo di maturità dell'animale e sinonimo di dieta indirizzata in un certo modo. Si sente? C'è un profumo di erbaceo. Si sente? Che è una vacca alla quale è stata data una dieta particolare. Meno aggressivo della galiziana che assaggiai qualche tempo fa, ed eccola qua. Considerate che questa è una bistecca che ha frullato molto poco, ma nonostante questo ha un'intensità, una delicatezza, una succosità, intensità, succosità, profumo, fragranza e rotondità del gusto, che secondo me è superiore al bue grasso. Dal mio personalissimo parere preferisco questa vacca vecchia, e il bue è intrigante, però secondo me
dà il meglio di sé anche sotto altri aspetti. Non è un caso che il bue grasso di Cadù sia famoso perché ci si fanno i bolliti. Cioè, credo che ci sia molto marketing qua e troppo poco marketing qua. A questo punto, ragazzi, io credo di avervi raccontato tutto di questo meraviglioso posto, credo di avervi raccontato tutto quello che Cristian e Rifugio della Bistecca possono offrirvi. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un grosso abbraccio e, come sempre, che la brace sia con voi. Ciao! Ragazzi, qui al Rifugio della Bistecca la carne è strepitosa, ma io ci tenevo a farvi vedere un'ultima chicchetta: il vino. Qui nel menù è sempre compreso vino no limits. Che è un Barbera, giusto? Il vino è buono, ma la cosa più simpatica è da dove viene il vino. Il sogno di ogni carnivoro, vino a profusione, grazie al vino dotto e a quella botte là che è piena di Barbera. Spingete, ve lo pompate direttamente nel bicchiere e bevete a non finire. Ragazzi, io penso che se non venite a trovare Cristian e non venite al Rifugio della Bistecca, vi meritate di rimanere a dieta fino a Ferragosto. Ciao!